Lavorando in uno stabilimento così automatizzato può sembrare strano, ma la tradizione nella produzione dei würstel viene mantenuta. E questo si riscontra già dalle materie prime, perché sono per un terzo tessuto magro, per un terzo tessuto grasso e per un terzo acqua, come nella ricetta originale. Questa è la prima fase del processo di produzione dei würstel. Qui è l'arrivo delle materie prime. Quindi, in particolare, viene pesata la parte magra e la parte grassa delle carni. E poi verrà portata a una sminuzzatrice. In questa fase le carni sono a meno 18 gradi, proprio per mantenere un controllo maggiore sulla qualità microbiologica. La carne ulteriormente tritata in questa fase viene miscelata con acqua, sale e spezie, come per esempio il pepe o la paprika dolce, per creare una sorta di emulsione. L'impasto arriva qui nell'insaccatrice, viene poi sparato nella porzionatrice dentro un budello di cellulosa e questo aiuta a dare la tipica forma del würstel. I würstel sono pronti adesso per essere cotti in forni lunghi ben 36 metri. Nella fase iniziale vengono affumicati con il fumo liquido e poi rimangono nel forno per un'ora e un quarto. Alla fine del processo sono pronti. Il prodotto cotto subisce una doccia fredda alla temperatura di 0 gradi e poi viene portato alle spellatrici dove viene rimosso il budello di cellulosa. Questa è una delle fasi più critiche per quanto riguarda la possibile contaminazione. Il personale ha guanti e mascherine, in questa fase elimina i würstel fuori misura o anche rotti e gli altri poi passano alla fase di confezionamento dove viene applicato il sottovuoto. Dopo il confezionamento c'è un'ulteriore pastorizzazione, quindi un'ulteriore cottura. Il prodotto è più garantito in questo modo dal punto di vista igienico. Le temperature di pastorizzazione sono intorno agli 80 gradi e poi c'è il raffreddamento a circa 0 gradi. Quindi siamo partiti da una ricetta semplice di tradizione, ma questo non vuol dire che non sia un prodotto che si sta evolvendo.